Buonasera, ben trovata di intorno alle 9. Questa sera avremo una testimonianza di unione, una testimonianza del fatto che si può superare la crisi e continuare a una vita insieme. Lo faremo insieme a due ospiti che sono qui con me, Federico Conti, buonasera, e buonasera a Caroline Mazzocato. Buonasera. Allora, con voi parleremo appunto della storia personale, della vostra storia, che però serve poi anche per affrontare a 360 gradi l'argomento unione di coppia. Perché? E lo spieghiamo subito. Magari cominciamo da Caroline. Raccontateci allora quello che è successo. Voi, come tante coppie, state insieme da tempo, siete sposati dal 1990, poi succede che dopo qualche anno avviene un po' di crisi e quindi Abbiamo qualche avuto. attrito. Sì, Cosa è successo? abbiamo attraversato un periodo abbastanza lungo di crisi, di difficoltà nella nostra relazione di coppia e non riuscivamo più a dialogare insieme e i problemi, insomma, della vita quotidiana prendevano il primo posto e noi non riuscivamo più a parte le comunicazioni di servizio per portare avanti il ménage familiare, mentre invece mancava completamente quello che era il dialogo relativamente alle nostre emozioni, sentimenti, la nostra intimità anche. E niente, quindi insomma non eravamo felici. Era un momento difficile, a questo punto chiedo a Federico, però che cosa è successo? Invece che rassegnarsi all'idea di una separazione, che comunque dopo così tanto tempo sarebbe stata drammatica, avete anche due figli, avete cercato di recuperare la situazione. E come avete fatto? Praticamente è stato uno scambio di informazioni perché mia cognata, di cui mi ero anche un po', diciamo, confessato con lei della mia difficoltà, della nostra difficoltà. E aveva sentito questo, diciamo, questa pubblicità su Radio Maria di Retrovile e ci siamo informati a riguardo per vedere di che cosa si trattasse. E informandoci abbiamo chiamato perché c'era un numero verde, ci hanno mandato delle registrazioni su YouTube della storia di Retrovile, di altre coppie in crisi. Alla fine ne abbiamo discusso insieme, visto che avevamo deciso di non buttare via 30 anni di matrimonio con due figli per una cosa in cui ancora credevamo e volevamo portare avanti. Per cui abbiamo provato a rimetterci in gioco. Tutto qui. E prima Federico appunto l'ha accennato, Retrovile, diciamo, è stato questo il vostro salvagente, infatti è proprio questo il sottotitolo, un salvagente per matrimoni in difficoltà. Che cosa è successo allora a quel punto, quando avete cominciato questo percorso per recuperare la vostra unione? Quando abbiamo iniziato il percorso, dopo l'iscrizione, abbiamo iniziato a ottobre, il nostro weekend è stato a ottobre del 2021 a Villanova d'Asti. E abbiamo trovato ad accoglierci coppie che come noi avevano attraversato la crisi e l'avevano superata. E quindi il messaggio che ci è arrivato è stato subito un grande messaggio di speranza e anche di accoglienza, senza giudizio, perché cioè, le coppie che hanno attraversato la crisi e poi sono riuscite a rinascere, a risorgere, dico io, sanno cosa vuol dire, sanno cos'è la sofferenza all'interno della coppia, nella famiglia, i figli, i nostri figli ci hanno ringraziato quando abbiamo detto loro che volevamo intraprendere, darci questa ultima possibilità, perché quello che eravamo non ci piaceva più. E come ha detto Federico, credevamo fortemente nella nostra unione, nel nostro matrimonio, volevamo salvarlo, la nostra relazione di coppia, la nostra famiglia, e quindi i nostri figli, insomma, ci hanno ringraziato per questa testimonianza di
difendere fino in fondo il vero amore, e la relazione di coppia e la famiglia anche. Chita Federico, prego, prego. No, dicevo, e lassù a Villanova abbiamo incontrato coppie accoglienti, ecco, che attraverso la loro testimonianza ci hanno dato prova concreta che è possibile rinascere, è possibile ritrovarsi. Quindi un grande messaggio di speranza. Federico, cosa vi ha lasciato l'esperienza di Retrovile e soprattutto come si è rinsaldato poi anche il vostro legame dopo questa esperienza e questo percorso? Prima di tutto è stata un'esperienza molto forte, come diceva poc'anzi mia moglie, perché quando si fa il weekend tutti insieme, siamo tutte persone che abbiamo bisogno e siamo tutti in crisi. E veniamo accolti da queste persone che ci danno, diciamo, un'accoglienza molto fraterna, direi, è come se fossimo tutti fratelli. E siamo, in realtà sono tutti volontari, non ci sono medici, non ci sono psicologi, non ci sono persone semplici come noi che hanno a sua volta vissuto questa difficoltà e la vogliono mettere con la loro testimonianza, a donarla alle persone che stanno partendo. Scusi se la interrompo, nel frattempo la regia sta mandando in onda proprio il numero al quale rivolgersi eventualmente per informazione, per conoscere meglio questo servizio, per quanti eventualmente fossero nelle condizioni di avere difficoltà e invece che far andare tutta l'area, come si suol dire, recuperare, come nel vostro caso è stato poi questa unione. Prego, concluda. L'esperienza è stata forte e ci ha, diciamo, aiutato moltissimo nonostante il sacrificio, perché noi in quel periodo nella zona della Toscana non c'erano coppie, eravamo solo noi e un'altra coppia che facevamo gli incontri a Firenze, e chi organizzava questi incontri si è trovato un po' in difficoltà, ci hanno chiesto di farlo a Villanova d'Asti. Noi fortunatamente siamo proprietari di un camper e ci spostavamo il fine settimana per fare gli incontri a Villanova d'Asti, perché comunque ci credevamo, ci ha aperto a questi incontri a una serie di cose che non credevamo mai di provare, o di cose che non ci siamo mai detti in 30 anni di esperienza, perché questo percorso è fatto secondo noi bene, perché mette a nudo tutte le difficoltà e le mancanze che nelle coppie mancano, o che non si dicono, o si dà per scontato che l'altro sappia, ma in realtà non è così. Per cui l'esperienza che abbiamo vissuto, che ho vissuto, è stata determinante, perché mi ha aiutato molto a scoprire cose soprattutto provenienti dalla mia famiglia di origine, che comunque ti forma il carattere in positivo o in negativo e che te lo porti dietro anche nel matrimonio, nella coppia, involontariamente. Per cui quello che ha aiutato noi molto e soprattutto me è quello di trovare il modo per poter comunicare meglio con mia moglie, cose che prima davo per scontato o credevo che lei avesse capito, e invece si va a scavare nel profondo ed è lì tu cominci a capire le tue deficienze effettivamente e condividerle con la tua consorte. E dopo racconteremo anche che c'è stato un passaggio poi successivo, no? Dopo questa esperienza, adesso portate appunto la vostra testimonianza ed anche questa la ragione del titolo. Volevo farvi prima però un'altra domanda prima di chiudere con l'aspetto successivo. Nel vostro caso si parla di 2021, il momento in cui siete entrati in crisi, e sono stati questi anni particolari. Si è detto spesso che il Covid da questo punto di vista ha inciso tanto sull'unione delle coppie. Siete d'accordo con questa sì, visione? Assolutamente sì. Infatti la goccia che ha fatto traboccare il mio vaso è stato proprio il Covid, cioè quello stare chiusi in casa tutti e quattro insieme.
e probabilmente mi sono trovata proprio faccia a faccia con la nostra crisi, perché andando a lavorare esci, entra, insomma, non l'avevo vista così bene come invece l'ho vista nel tempo del Covid, in cui eravamo chiusi in casa. E quindi, cioè, ripensando a questo, mi viene quasi da dire che la crisi è stata una benedizione per noi, perché comunque ci ha permesso di risollevare il capo, e avendo toccato il fondo e abbiamo risollevato il capo, e insieme c'è stato il grande desiderio di rialzarsi, insieme però. Un'ultima cosa per concludere, per parlare appunto dell'altro aspetto, come dicevo adesso voi, dopo questa esperienza, aver toccato con mano quello che vi è capitato, siete adesso testimoni, diciamo così, di Retrovile, e cosa fate? Siete arrivate in soccorso, diciamo così, di altre coppie che come voi hanno avuto questo momento di difficoltà? Sì, cerchiamo in qualche modo di dare una mano, come questi amici che le dicevo prima hanno dato una mano a noi, noi a nostra volta cerchiamo di aiutare le altre coppie che erano in crisi come noi. E fortunatamente nella nostra zona, nella parrocchia di Calcetello, il nostro parroco Don Andrea ci ha permesso di avere a disposizione una stanza dove poter fare la domenica gli incontri con le coppie toscane, e questo, diciamo, ha cominciato a prendere corpo questa cosa, questo impegno. Ovviamente noi, dopo tutto il percorso fatto, siamo diventati referenti di regione della regione toscana, appoggiati alla Retrovile del Nord-Ovest, e gestiamo in qualche modo le coppie che partecipano agli incontri nella nostra parrocchia. Sono persone abbastanza vicine a noi, però, diciamo, si era perso tanti anni fa un po' questo programma, si era un po' perso, vuoi perché chi fa questo servizio poi ha la sua età, ha i suoi impegni, magari nasce i nipotini, insomma è un impegno che, insomma, porta via del tempo, e tempo libero, insomma ci vuole, ecco, che la situazione sia tutto tondo e torni. E noi, vabbè, abbiamo questa stanza, noi la prepariamo per le coppie che arrivano la domenica negli incontri, che, come è scritto nel programma di Retrovile, sono 12 incontri di 2 ore circa, e ogni incontro viene affrontato un argomento sempre sulla coppia per ricostruire il loro rapporto. Per cui dal weekend all'ultimo incontro sono circa 3 mesi e mezzo di impegno da chi prepara o chi comunque supporta, a chi partecipa, certo, agli incontri. Con l'obiettivo, insomma, di far avere lo stesso risultato che avete avuto voi. Certamente, okay, bisogna lavorare, certo, perché non viene niente gratis, certo, bisogna impegnarsi e mettersi in discussione, perché se si viene solo per partecipare, a passare un paio d'ore così non può funzionare, bisogna metterci l'impegno. Bene, io ringrazio davvero Federico e Caroline per averci portato la loro testimonianza, ovviamente ringraziamo anche voi tutti a casa che ci avete seguito, intorno alle 9, torna domani dopo il telegiornale, grazie davvero, grazie a voi, grazie, buona serata. Buonasera.